La bella Tessa, la bella Tessa, Tessa Lamberti, mi ha chiamato amore. Io questa mattina vado sul mio profilo Facebook e trovo scritto amore, me l'ha scritto la bella, bella Tessa Lamberti. E voi troverete nel riassunto di questo video quello che mi ha scritto la bella Tessa Lamberti. Ma chi è mai Tessa Lamberti? È bella, è molto bella, eh. Poi andate pure a visitare il suo profilo Facebook. La bella Tessa Lamberti è una meravigliosa girl che circa un anno fa, a seguito di un mio video, disse che lei era disposta a sposarmi. Sì, proprio. E io gli ho dedicato un video tutto per Tessa Lamberti. E ora improvvisamente trovo di nuovo questa parolina, amore. Allora dite voi, io ho 76 anni compiuti e sono un preside emerito, cioè sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Ho una bella pensione del vecchio tipo retributivo e del livello dirigenziale. E io gliel'ho detto alla bella Tessa Lamberti, cara, se noi due ci sposiamo, visto che tu manifesti del gradimento nei miei confronti, se noi due ci sposiamo, tu con me fai la regina, non ti devi preoccupare più di questioni economiche, puoi fare quello che vuoi, cara, sai, io non controllerò la tua vita, già è tanto per me, se tu bella e giovane mi sposi, poi cara Tessa Lamberti, io non è che camperò tanto, sai, ripeto, 76 anni compiuti, che posso campare ancora una decina d'anni? 76, arrivo a 86 anni e tu dopo 10 anni resti vedova e lo Stato italiano ti passa una bella pensione di reversibilità, però ti passa la pensione di reversibilità, una bella pensione di reversibilità, a patto che tu continui a restare fedele a me anche dopo che io sono morto, cioè non ti puoi risposare. Perché se dopo che io sono morto tu ti risposi, la perdi la pensione di reversibilità. Ecco Tessa, questo è il secondo video che io ti dedico e con questo video io invito tutti coloro che mi seguono ad andare a visitare il profilo Facebook della bella Tessa Lamberti e a verificare che io ancora ho un certo fascino sulle donne, capito? Pensate che quando io avevo 23 anni, cioè nel lontano 1963, io sono finito anche in galera, sono finito anche su tutti i giornali del mondo, nelle lontane Americhe, un grande quotidiano, un quotidiano di Chicago mi pare, mi definì The Knight Errant, il cavaliere errante, con tanto di foto giovanile. Beh, insomma, da quel lontano 1963, quando avevo 23 anni, non è poi che sono cambiato tanto. Mantengo ancora il mio fascino nel confronto delle donne. Una girl, una bellissima girl, Tessa Lamberti, questa mattina mi scrive amore. Andate a verificare, cari amici, e io non ve l'ho mai detto delle bugie, mai. E perché io so questo qua, capito? La mia storia della filosofia. E soprattutto so questo qua, ok? Ciao bella Tessa Lamberti, tanti saluti cari amici da Serafino Massoni.